Bene, bene, esultate e fate bene perché la Lazio ha meritato di vincere il derby. Quindi io parto da questo presupposto. Così già mi paro il fondoschiena da insulti vari dei laziesi. Però io vi dico una cosa: la Lazio ha meritato il derby. Alzo le mani della verità, sacrosanta verità, perché la Roma ha fatto cagare. Però anche meno. Cioè, anche non voglio iniziare a sfottare a sentirvela matta. Tanto qua te stanno a menà. Ma questi resti deficienti stanno a menà a tutti. Va bene, stanno a menà a tutti. E il discorso qual è, ragazzi? Cioè, erano 11 anni che non vinciate due derby di fila in un campionato, quindi anche meno. Tanto godetevi, giustamente, giustamente, godetevi questo momento di festa in cui esultate, ma poi ricordatevi una cosa importante, che sono i risultati della stagione che contano. E vede, la Lazio che al momento sta in Champions League, la Roma no, ma ci può arrivare benissimo. Se dovesse arrivare anche la Roma in Champions League, ricordatevi che in campionato avremmo fatto uguale e in Europa voi avrete preso le pizze in Conference League e noi stiamo giocando i quarti di Europa League. Quindi ricordatevi poi quella sacrosanta verità. Parlando invece di questo, dico perché voglio abbassare un po' le ali. Però è giusto che esultiate, cioè non so di questo, sarei ipocrita a dirlo. Però ci tengo a precisare come stanno le cose. Perché stanno qui tutti a piangere, pare manco hanno vinto la Champions League, che sono passati manco in Conference. Però vabbè, magari per pollo mo si addobba. Detto ciò, ragazzi miei. La Roma mi bagna l'istituto laziale frascico. I bagni io mi chiedo perché i bagni si fa le figuracce. Perché poi la gente pensa che i bagni sia una pippa. Perché fondamentalmente i laziali che votano i bagni si dicono questo o è laziale o è una pippa. E il problema è che nei derby è tutti e due. Cioè i bagni se ne derby sia un laziale che una pippa. Però il problema è che i bagni si fa tutte le altre partite bene. Perché i bagni è fortissimo. Cioè è fortissimo insomma. I bagni è un buon giocatore e fa. Ma i derby non si sa per quale. Ma io non so. Cioè, telegiochi, che te ne. Io ve lo giuro, ragazzi. Io appena ho visto l'espulsione di Bagnez, ho detto no. A parte che ho detto subito di Simone Gianna, che sta qui, l'abbiamo persa. Perché tu, per la seconda partita di fila, praticamente in campionato giochi in 10, fai le cavolate e tu butti così le partite. Cioè, Bagnez, io ho detto no, un altro derby così no, posso vedere. No, perché poi manco di siamo stati in grado di giocarla in 10. Perché il cambio che ha fatto Foti di levarmi Dybala è un suicidio! È stato un suicidio! Tu non mi puoi levare l'unico giocatore che c'ha la giocata, che ti può costruire qualcosa, che ti sa giocare il pallone. Tu non me lo puoi levare! Sei in 10! Non mi puoi levare Dybala! Non esiste questa scelta! Mi levi Wijnaldum! Mi levi un altro tizio qualsiasi! Pure un Pellegrini che oggi ha giocato pure discretamente! Però non mi levi Dybala. L'unico che può avere la scintilla, tu me l'hai tolto. Sei un suicida. Foti, tu sei un suicida esaltato. Che cerchi di imitare Mourinho, ma non sei capace di imitarlo. Detto ciò, ragazzi, c'è cioè la Roma che non ha toccato palla. Perché la Roma non ha toccato palla. Ha sperato, ha fatto così. Cioè, io stavo con la partita, dicevo, vabbè, questa non posso pensare di vincere. Fanno bene, cioè a questo punto vi dico, non famo niente. Speriamo di pareggiare a 0-0. Che vedete, ma 0-0 con un Lazio che domina. Domina, che è più veloce, che c'ha la qualità di un Luis Alberto, di un Zaccagni, di un Pedro. Non puoi, cioè, non puoi pensare che prima o poi non ti segnino. Infatti trovano il varco e segnano. Giustamente, giustamente. E poi la Roma prova a dare la reazione. Ci ho creduto al gol annullato, sarò sincero, sarei ipocrita di che non se ne, che insomma non ci ho creduto. E poi provi il tutto per tutto. Mi fate incazzare. Così veramente mi fate imbufalire. Io però vi giuro, io un derby così, due derby così, non li ho mai visti. Io ho 24 anni quasi, avrò visto 15 stagioni, quindi avrò visto più di 30 derby. Io un derby, due derby di fila così, giocati senza carattere, senza voglia, non li ho mai visti. Non li ho mai visti.